Buongiorno amici di Nexus Lab, sono Alessandro, torniamo con le video recensioni con un prodotto piuttosto particolare, l'LG Optimus G Pro, gentilmente inviatoci dallo store online gli stockisti. Allora, questo è un top di gamma ormai che ormai ha un successore che è il G2, smartphone che vedremo tra qualche mese o qualche settimana anche qui in Italia. Il G Pro comunque ha delle peculiarità rispetto a questo device, infatti presenta una diagonale del display anche più ampia nel modello da 5.5 pollici che lo fa praticamente rientrare nella categoria dei phablet. Andiamo a scoprire un attimo la confezione, come potete vedere anche questa extra large, infatti è piuttosto grande in controtendenza rispetto alle abitudini che abbiamo adesso con altri produttori. Probabilmente questa scelta è dovuta al fatto di voler proteggere maggiormente lo smartphone che abbiamo già provveduto a togliere. Andiamo a scoprire il vano superiore. Allora, dotazione piuttosto standard, abbiamo il cavetto USB, micro USB, le cuffie in ear, il libretto di istruzioni in italiano e il caricabatterie da viaggio con cavo condiviso USB, micro USB. Andiamo però a scoprire lo smartphone o phablet, chiamatelo un po' come volete. Come potete vedere, dimensioni piuttosto generose in questa versione da 5.5 pollici, ovvero 150x76x9.4 mm di spessore, il tutto in 172 grammi. Un device piuttosto voluminoso, non vi nascondiamo che non è comodissimo da portare in tasca, soprattutto la sagoma di questo device verrà inevitabilmente vista da chiunque vi guardi la tasca. Allora, andiamo a sbloccarlo. Come potete vedere, già dalla schermata di blocco sblocco, l'interfaccia personalizzata con questa bellissima animazione a goccia. Okay. Allora, prima di tutto parlerei del display. Display IPS da 5.5 pollici, diminuisco la luminosità se no rischiate di non vedere assolutamente niente. 5.5 pollici, Full HD. Il display è veramente un piacere, ha dei colori molto vivi, molto luminoso, anche sotto la luce diretta del sole, pecca solo un po' nei contrasti, ma più o meno tutti gli IPS hanno questo divario in confronto agli AMOLED. Caratteristica di questo LG e della sua interfaccia è la tendina di sistema, che è molto molto ricca, fin troppo ricca a mio avviso, ma qua è questione di gusti. Praticamente abbiamo tutte le opzioni all'interno di questa tendina più la modifica di queste varie opzioni, possiamo aggiungerle, metterle, inserirle a nostro piacimento. In più abbiamo il Q-Slide che ci permette di accedere alle applicazioni più utilizzate o alle ultime che abbiamo utilizzato. Poi abbiamo impostato anche il telecomando che funziona benissimo, abbiamo provato sia con l'amplificatore un Kenwood che un Philips come TV, funziona alla perfezione, nessun problema. Tasto delle impostazioni, cancella e le varie notifiche. Come potete vedere, una tendina veramente ma veramente ricca. Mentre siamo sulla tendina, andiamo su quella che è la funzione più pubblicizzata della stessa LG, su cui punta tantissimo: Quick Memo. Quick Memo era presente anche sul G, sul primo G, e viene riproposta anche su questo G Pro. Le sue funzionalità più o meno sono le stesse: possiamo cancellare, creare una memo in poche parole, scrivere, mettere uno sfondo, e in più possiamo sovrapporlo, ovvero possiamo tenere in sovraimpressione la nota che abbiamo appena preso e comunque utilizzare il telefono, effettuare una chiamata, eccetera. Cosa che ci consente, per esempio, di annotare durante una telefonata un numero
averlo sempre visualizzato, dei dati, dei calcoli. È una funzione, a dire la verità, semplice ma piuttosto comoda. Con questo tasto possiamo tornare alla funzione e salvarla in galleria o nell'applicazione Notebook. Altre peculiarità di questa interfaccia, mentre che ci sono, vi faccio vedere a che versione è fermo il telefono di Android, informazioni sul software. Siamo fermi alla 4.1.2, LG ha garantito che gli aggiornamenti ci saranno, non ha specificato se arriverà direttamente Android 4.2 o 4.3. Noi speriamo che a questo punto questa attesa sia premiata da Android 4.3. Tornando all'hardware, vi ricordo che questo è dotato di un processore quad-core Snapdragon 600 e di 2 GB di RAM. Non abbiamo, almeno io non ho registrato impuntamenti di sorta. Molto molto veloce l'interfaccia, veramente è un fulmine. Proviamo a stressarlo navigando un attimo, andiamo su Nexus Lab, presente il doppio browser, ovvero è già preinstallato Chrome, ma è già presente anche il browser di default, il vecchio browser ripreso da LG. Andiamo su Nexus Lab. Scusate, ritorniamoci. Vista desktop, come potete vedere, è assolutamente un fulmine. Anche con il nuovo tema di Nexus Lab nessun problema, il testo, gli articoli vengono scalati automaticamente. Proviamo a entrare su questo articolo, nessun problema, pinch to zoom, scroll, assolutamente funzionale da questo punto di vista. Multitasking, allora, mentre che ci siamo, per richiamare multitasking, come ben saprete, nella maggior parte dei telefoni, negli smartphone Android, bisogna tenere premuto il tasto di sistema. In questo caso, LG riprende la classica soluzione di tasto fisico sotto il display, tasto fisico che nasconde un bellissimo, LED sulla cornice, ma che ha anche una insidia, ovvero è molto piccolo. Non è piacevole utilizzarlo, ovvero a volte sfugge, a volte scivola. Non è il massimo. Comunque, tornando al multitasking classico, visione di Android, anche qua assolutamente veloce, avevamo un bel po' di applicazioni aperte, abbiamo un task manager, possiamo fermare tutto, fermare un'applicazione, eccetera. Andiamo a vedere invece il dialer. Allora, come potete vedere, abbiamo la ricerca veloce. Come potete vedere, abbiamo la ricerca veloce dei contatti tramite direttamente il dialer. Altre funzioni particolari non ci sono. LG si è voluta affidare nell'interfaccia, in questo menu, ad Android senza apportare troppe modifiche. Un'altra cosa che è da apprezzare in questo telefono è la tastiera. Tastiera che è tra le migliori, tra le più comode che abbia provato su uno smartphone. Minimale, presente, sfrutta tutto lo spazio del display con un'altra riga per i numeri ed è veramente veloce come l'Android stock. Ora, Nexus Lab viene interpretato dal dizionario, però vi assicuro che le parole normali, dove non vengono utilizzate il dizionario, possiamo scrivere a una velocità veramente eccezionale. Altra cosa, il telefono presenta i temi. Allora, come potete vedere, tenendo premuto sul display, potremo aprire l'intero elenco delle applicazioni in questo piccolo menu, molto comodo, l'elenco dei widget degli sfondi da cambiare in maniera molto rapida. Multifoto, il piccolo principe, troviamo già tutti
qualcosa di aggiuntivo. Questo Piccolo Principe è molto carino, non tanto per l'immagine raffigurata, quanto perché crea questo effetto tridimensionale che vi assicuro è veramente bello. Possiamo anche fare un pinch out per vedere tutte le schermate, aggiungerne e inoltre possiamo scegliere quale sia la nostra predefinita. Come potete vedere, invece facendo questo tipo di movimento possiamo vedere lo sfondo senza icone. Se facciamo così, il telefono sarà libero e ci consentirà di vedere lo sfondo e di apprezzare la qualità del telefono e del suo display soprattutto. Fotocamera 13 megapixel che si comporta veramente bene, è molto veloce e soprattutto in questo caso un plauso LG per l'interfaccia. Interfaccia semplice, veramente funzionale, senza troppi fronzoli, troppe immagini, si capisce subito, chiara, si accede in un attimo a tutte le foto. Ok, allora queste sono più o meno le funzioni della fotocamera. Stavamo provando un attimo, abbiamo l'HDR, il panorama, il VR panorama, che praticamente ci consente di fare un panorama a 360 gradi. Torniamo indietro, il multiscatto, il fotoritocco, la fotocamera doppia. È più o meno la stessa funzione che troviamo anche nel Galaxy S4, ci permette di fare una foto con il nostro soggetto. Abbiamo poi lo scatto intelligente se sorridiamo, lo scatto se pronunciamo una determinata parola. Scatto al cheese, per esempio, flash, messa a fuoco, 13 megapixel. ISO, effetto colore, timer, geotagging e tono scatto. Come potete vedere ci sono tutte le opzioni del caso. Filmati anche molto belli in Full HD senza nessun problema a 30 fps per secondo. Torniamo a parlare delle applicazioni preinstallate. Notebook non è altro che un'app derivata da Quick Memo, ovvero vivono in simbiosi. Dato che non è altro che un Quick Memo, l'archivio di Quick Memo, dove avremo qualche opzione in più, dove potremo salvare le nostre bozze e inoltre potremmo anche allegare immagini, foto, link, contatti, eccetera. Allora, un'altra applicazione molto utile che ormai LG inserisce su praticamente tutti i suoi device è LG Backup. LG Backup ci consente di poter programmare dei backup automatici del telefono nel cloud di LG. Cosa molto comoda, aspettate che lo trovo soltanto, eccolo qua. Praticamente si connetterà alla rete Wi-Fi e in automatico verranno salvate diverse impostazioni come le schermate, i messaggi, la musica, la rubrica, il calendario, eccetera, eccetera. Molto di questo avviene già con l'account Google, però alcune cose potrebbero non essere salvate. Una sicurezza aggiuntiva che non fa mai male. Quick Translator è l'applicazione di LG dedicata alla traduzione, vediamo se riesco a trovare un testo. Ah, ci chiede l'installazione di dizionari, purtroppo abbiamo fatto un format poco prima della recensione, non ce l'ha tenuti. Praticamente lui tramite la fotocamera individua un testo in un'altra lingua e lo traduce in automatico nella lingua desiderata. Comodo, anche se è abbastanza ancora impreciso. Altre peculiarità di spicco non le troviamo, però volevo parlarvi di un altro aspetto. La durata della batteria. Durata della batteria, vi apro lo sportellino.
Molto buona, superiamo agilmente il giorno, grazie soprattutto a una batteria da ben 3140 mAh, pur avendo un display piuttosto grande. Possiamo aumentare anche la memoria tramite micro SD. Chiudiamo. Cover in plastica, come potete vedere, di buona fattura, anche se soprattutto quella posteriore tende a lasciare le impronte, cosa purtroppo a cui siamo ormai abituati con questo utilizzo delle plastiche lucide da parte di diversi produttori. Vi volevo come ultime cose mostrare un video per farvi sentire anche l'audio nel mentre. Allora, soliti nostri video. Allora, test. Ah, il lettore multimediale del telefono legge praticamente di tutto, quindi non avrete problemi. Ho attivato la rotazione. Allora, l'audio è purtroppo un po' robotico ad alti volumi, ma comunque è sufficiente. La cassa forse un po' piccola, non è delle migliori. Altri aspetti, allora, analizzando nel complesso invece questo telefono, cioè nel momento in cui è arrivato, al prezzo in cui è arrivato in Italia, forse LG ha sbagliato un attimo la misura. Lo si può trovare intorno ai 600 euro, qualcosa meno, qualcosa più, dipende dove lo si acquista. È una buona soluzione per chi cerca un phablet mascherato da smartphone, ma comunque ci troviamo di fronte a un telefono veramente grande. Prestazioni ottime, nulla da dire, foto bellissime, display eccezionale, batteria che dura abbastanza. Design non molto originale, di certo LG poteva osare qualcosa di più, soprattutto nella parte posteriore che ci ricorda un po' i recenti Samsung, con però queste plastiche che su un top di gamma non sono proprio belle da vedere. Questo lucido che lascia queste impronte non giustifica secondo me un prezzo così eccessivo. Comunque una scelta, da valutare, non da scartare, vi consigliamo di leggere anche la nostra recensione scritta più approfondita in merito. Un saluto da Alessandro per Nexus Lab.